Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Oggi lo stadio è decorato a festa con i colori nero-azzurri e non è certo una sorpresa. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Se devo scegliere qualcuno, dico Sanchez. L'ex ragazzo prodigio cileno è un giocatore fantastico. Quando è in giornata è praticamente immarcabile. Poi lui ha questa tenuta fisica che gli permette di fare un gran lavoro in pressing sui difensori avversari quando iniziano l'azione. Sicuramente anche i compagni confidano nelle sue doti. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. I colori nerazzurri sono la maggioranza, questo è il Giuseppe Meazza che conosciamo. La partita è già cominciata. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Se devo scegliere qualcuno, dico Sanchez. Calcio di punizione per l'Inter. E c'è già un calcio di punizione da posizione pericolosa. Se vuole provarci da quella distanza, deve cercare di dare al pallone una traiettoria imprevedibile. Alexis Sanchez! Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Lungo passaggio in avanti. Vuole la profondità. Attenzione, pronto al tiro! Salvati dal palo! La difesa non si fa sorprendere e spazza. Numero Sensi sul pallone, decide di sfruttare la fascia, traversone di Asamoah, ottimo disimpegno, fondamentale, ci mette il fisico e conquista il pallone, opportunità di ripartire, a sinistra con il passaggio, prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Kwadwo Asamoah, Brozovic, Sensi opta per il lancio lungo, attenzione al tiro e c'è il gol dell'Inter e segnano il primo gol dell'incontro. Cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. D'Alessandro. Provano a ripartire da dietro. Un solo gol a referto fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Grande movimento nello spazio. Si libera della palla ed evita complicazioni. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Palla ad Alessandro. Grande prova di forza. Fofana. Sensi, prova a prolungare. Sensi, ha messo forse troppa potenza su questo pallone.
Fofana prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Il portiere la spedisce su. Questo errore potrebbe esservi fatale. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Ed ecco il cross. Alexis Sanchez. Finalizzazione decisamente infelice. Candreva cerca l'uomo là davanti. Lukaku si spinge in avanti sulla destra e passa. Palla che filtra per Alexis Sanchez. Pallone lungo in verticale. Ecco un'occasione di contropiede. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Skriniar si spinge in avanti. Scatta verso il pallone. Asamoah. Traversone di Asamoah. Può concludere. D'Alessandro. L'Inter è sopra, un buon primo tempo per loro fino a questo momento. Larsen. Mandragora. Larsen. Mandragora. Larsen raccoglie un passaggio da... Para con grande sicurezza. C'è il tiro al volo. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Kwadwo Asamoah. Arriva Alexis Sanchez. Occhio, può andare. Palla allontanata senza troppi complimenti. L'Inter riprende subito il possesso della sfera. La gioca in profondità. Ha spazio sulla fascia. Cross. Ci prova ed ecco il gol. Ecco il gol. Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. Ha controllato con il primo tocco e l'ha messa dentro con il secondo. Magnifico. L'Inter. Primo tempo che si conclude dunque qui. Squadra a riposo, opinioni sulla gara fin qui? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. 2-0, vanno così all'intervallo. Vedremo se troveranno la forza per reagire. Si ricomincia. C'è la palla lunga, in avanti. Calcio di punizione per l'Udinese. Barella recupera un pallone importante. Candreva. Sensi. Kwadwo Asamoah. Alexis Sanchez. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina. È venuto il momento di alterare la formazione. Una sostituzione che inserisce un po' più di... Tiro di Barella. Tiro davvero da dimenticare. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Un'altra azione in copertura. Barak. Godin. Stanno cercando di impedire agli avversari di sfruttare i cross in area. E si difendono con tanti uomini al centro dell'area di rigore. Beh, è evidente che temano il gioco aereo avversario.
Ora vediamo se questa scelta si rivelerà vincente o se gli avversari cambieranno a loro volta strategia di gioco. La palla viene rigiocata verso l'interno. Candreva non ha trovato il tempo giusto per il suggerimento. Lukaku. Lancio lungo del portiere. Passaggio intercettato, si interrompe il fraseggio. Larsen. Barella, di forza. De Paul. La gioca a sinistra. La mette sulla sinistra. D'Alessandro. Riceve un bel pallone. Cercano l'azione veloce. Alexis Sanchez. Si libera alla grande. Ottimo intervento. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Decidono di giocarla all'indietro. Nuitink. Scodella in avanti. Bell'anticipo, pericolo sventato. Sensi, oggi autore di un assist. Tocco preciso. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Lungo passaggio in avanti. De Paul. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Candreva. Se ne va. La gioca all'indietro. D'Alessandro. Candreva riconquista la palla. La mette in avanti. Candreva. Miracolo di Musso. Gioca una palla lunga. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Posizione irregolare però. Quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Politano avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Il portiere la calcia lontano. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. E trova il compagno. Lasagne, splendida reazione del portiere. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Barak. Non riesce a mantenere il possesso. Mandragora. Arriva Alexis Sanchez. Riesce ad intercettare. E il difensore respinge. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Brozovic vince il duello fisico e fa su il pallone. Zegelar. Mandragora. Barella. Politano. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Una vittoria convincente, una prestazione fantastica da parte di tutta la squadra. Oggi è andato tutto per il verso giusto. Cosa ne pensi del match di oggi? È vero che affrontavano un avversario modesto, ma si vince sempre giocando contro chi si ha di fronte. E loro hanno interpretato la gara con professionalità.